sulla risoluzione 6408, perché il tema della presenza delle forze dell'ordine sui treni ha a che fare anche con, inevitabilmente, con questioni legate alla sicurezza, non solo sui treni ma anche nelle stazioni. Ed è la situazione della stazione centrale di Bologna a preoccuparci, che è uno ovviamente dei principali snodi ferroviari del nostro paese ed è luogo di transito di pendolari e passeggeri, oltre che naturalmente luogo di lavoro anche del personale della polizia ferroviaria. Come Movimento 5 Stelle noi abbiamo chiesto un incontro appunto con il personale della Polfer, anche attraverso le loro rappresentanze sindacali, ci siamo recati proprio sul luogo di lavoro e ci siamo resi conto delle criticità e delle condizioni inidonee in cui queste persone devono lavorare. Le criticità che ci sono state sottoposte riguardano per esempio questioni di igiene. Diversi sono stati gli episodi che sono anche balzati agli onori della cronaca per quanto riguarda episodi appunto di zecche nella cella dei fermati o nella cosiddetta camera di sicurezza, spazi che sono inadeguati, c'è una piccola stanza unica per i fermati, quindi i minori fermati dalla Polfer devono necessariamente, obbligatoriamente convivere con potenziali delinquenti, tanto che questi ultimi ogni volta vengono parcheggiati negli uffici vicini dove lavora proprio la Polfer, che dovrebbe fare altro piuttosto che accudire i minori. Si parla anche di servizi igienici e docce che puntualmente sono inutilizzabili, problemi di comunicazione con l'alta velocità e poi ci sono i classici problemi che riguardano i rom e gli abusivi e le misure di deterrenza che sono inefficaci, fino alla cronica carenza di personale che annulla quell'effetto, come dicevamo, di deterrenza rispetto alla presenza di abusivi e criminali. Con questa risoluzione noi chiediamo alla Giunta di attivarsi in qualche modo e a richiedere alle Ferrovie dello Stato una soluzione per quanto riguarda i problemi di natura logistica. Chiediamo di affrontare tematiche, come dicevo prima, che sono state sollevate anche da alcune organizzazioni sindacali di polizia, come per esempio l'installazione dei varchi di accesso ai binari o la presenza di scanner per i bagagli o gli orari di apertura della sala d'attesa. A sostenere anche le giuste richieste del personale delle forze dell'ordine del reale rafforzamento degli organici, perché sappiamo che Bologna nel potenziamento delle forze dell'ordine ha ricevuto, se non sbaglio, 20 unità in più, quindi una misura oggettivamente ridicola rispetto alle reali necessità che la nostra stazione ha. Grazie. Sì, grazie Presidente. Ma semplicemente per puntualizzare che la risoluzione depositata dal Movimento 5 Stelle non è né di ieri né di oggi, ma è della scorsa seduta. Lo dico al consigliere Caliandro, che ha affermato che la nostra, quasi come se noi l'avessimo depositata all'ultimo minuto. In realtà c'è stato un interesse da parte del Movimento 5 Stelle. Ci siamo, come dicevo ieri, anche recati proprio dalla Polfer in stazione per parlare con chi vive i problemi della stazione centrale di Bologna. Vedere arrivare oggi un atto fotocopia di quello depositato dal Movimento 5 Stelle rammarica e rattrista un po', perché come al solito quando le cose le proponiamo noi il Partito Democratico arriva a metterci il cappello sopra. A noi interessa che i problemi vengano risolti e mi sembra diciamo gli impegni che vengono chiesti alla Giunta siano abbastanza aleatori e poco concreti, e ci dispiace di questo perché ci poteva essere un'interlocuzione nel merito proprio per risolvere le criticità sollevate anche dai sindacati. Noi eravamo disponibili, come al solito il Partito Democratico si arrocca nelle proprie posizioni per offuscare il lavoro del Movimento 5 Stelle.